siamo noi insieme in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli autisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare come profondo il mare, come profondo il mare. Un vivace e partecipato incontro culturale, quello tenutosi il 12 luglio scorso presso il Lido Sirio di Gaeta, in occasione della presentazione dell'ultimo romanzo dell'avvocato Alessia Maria Di Biase. Un'occasione utile a ricordare la molteplicità di esperienze e di presenze che hanno fatto meritare alla nostra città il titolo di città che legge, oltre che città dell'accoglienza, della storia e del mare. Il sindaco Cristian Leccese non ha fatto mancare i suoi complimenti per un'autrice che fra l'altro è la referente del Centro per le Adozioni Internazionali di Gaeta, volontaria seria e affidabile, promotrice di tanti momenti culturali e di crescita per l'infanzia e non solo. Anche ieri, del resto, per la presentazione di Ritratti, quello che la gente non dice ma pensa, edizioni di Comporre, Alessia ha voluto invitare alcune delle famiglie del Golfo che hanno adottato bambini provenienti da altre realtà. Ma non è stata questa l'unica sorpresa della serata, che ha visto intervenire giornalisti, avvocati, docenti, dirigenti scolastici, consiglieri comunali e personalità del mondo della cultura, del volontariato e della politica. Fra tutte citiamo l'ex sindaco Cosimino Mitrano, la preside Monica Piantadosi dell'Istituto Alberghiero Celletti di Formia. Molto significativi gli interventi di Gianna Conte e Sabina Mitrano, consiglieri comunali e amiche di Decomporre, che hanno sottolineato l'importanza della promozione culturale nella formazione di tutti e in particolare dei giovani. Relatore dell'evento il giornalista e docente Vanni Albano, personalità poliedrica del panorama culturale del Golfo, appassionato cultore di storia e di diritto amministrativo, il quale ha tracciato un percorso virtuoso di parallelismi tra il romanzo, la realtà contemporanea e le possibilità di uscire dall'impasse nel quale la società sembra essersi confinata tra il cosiddetto male di vivere, la poca partecipazione attiva di troppi, la carenza di testimoni credibili. Il libro di Alessia Maria Di Biase, con un'intelligente trovata letteraria, focalizza le criticità dei nostri tempi attraverso storie narrate da personaggi di fantasia che si affacciano sulla porta di un fantomatico centro di ascolto, svelando retroscena che non avrebbero mai trovato il coraggio di raccontare.